si riparte con il terzo quarto tra la Maloni e Porto Sant'Elpidio e pallacanestro Pescara con il risultato di 21-30. Ora c'è il primo fallo del terzo quarto, fallo di Katakovic. Due tiri liberi per Di Donato. Cernivani scarica per Cacace, poi Cacace per Katakovic da tre punti, sbaglia il tiro il numero 3 della Malloni, Porto Sant'Elpidio, riparte ora Pescara, battaglia, grosso poi Pepe, si porta fuori dalla linea dei tre punti, va a tirare, sbaglia anche lui, rimbalzo di Romani, la consegna subito al playmaker Lovatti. Poi palla consegnata a Cernivani. Cernivani scarica per Cacace, passaggio impreciso, Cacace riesce a mantenere la palla in campo. 5 secondi, va il tiro. Lovatti allo scadere. Pescara riesce a riprendere il possesso della palla. Di Donato va il tiro. Sbaglia, rimbalzo di Cacace e poi il fallo sul rimbalzo di Battaglia. Lovatti. Ancora Katakovic che ritenta il tiro da tre punti, questa volta va a segno. 23-32. Pepe. Di Donato, finta il tiro da tre punti, poi decide di passarla al numero 6 Battaglia. Ancora Pepe, 8 secondi al tiro, Pepe contro Katakovic, serie di finte di Pepe, poi va al tiro da tre punti. Simone Pepe va a segno con un tiro quasi impossibile. Ora c'è Lovatti, Cernivani, poi Katakovic, ottimo taglio di Cacace. Romani per Cacace, scarico fuori per Cernivani, ottimo giro di palla da parte della Maloni, Porto Sant'Elpidio, arriva la seconda tripla di Adam Katakovic. Capitanelli con la palla, ottima difesa di Romani, poi Pepe ancora da tre punti, sbaglia il tiro, rimbalzo di Katakovic, palla subito a Lovatti. Tenta il tiro da tre punti anche Romani, sbaglia il tiro, rimbalzo di Katakovic, va a appoggiare al tabellone, altri due punti per Katakovic. Grosso per Di Donato. Di Donato si gira, spalla a canestro, va a sbagliare il tiro, rimbalzo di Cacace, viene fiscato il fallo al numero 14 Di Donato. Cambio per Pescara, entra Pelliccione, esce Battaglia. Katakovic, Cernivani, Romani cerca di prendere posizione, spalla a canestro, riceve il pallone, poi lo scarico per Cacace, da tre punti, va a sbagliare il tiro. Capitanelli prende il rimbalzo, poi palla subito al playmaker Grosso.
adesso per Pelliccione. Poi il fallo in attacco fischiato al numero 3, Paolo Pelliccione. Lovatti riesce a entrare in area, poi Romani riesce a raccogliere la palla vagante ed andare a prendersi due punti. 31-35, ancora per Pescara. Di Donato riceve dal limite dei tre punti, poi Pepe finta il tiro, scavalca il suo difensore, palla dentro per Pelliccione che va a realizzare. Cernivani, scarico per Katakovic, Lovatti, poi Cacace, attacca il centro e poi Grosso commette fallo. Lovatti se resta a tre punti da lontanissimo va a sbagliare il tiro. Ora il turno di Pescara in attacco. Grosso in palleggio, Di Donato riceve sulla punta. Poi c'è Pepe, passaggio per Capitanelli che scarica fuori per Pelliccione, va al tiro da tre punti, Pelliccione sbaglia. Rimbalzo di Romani, la passa subito a Lovatti. Katakovic dentro per Romani, poi Di Donato riesce a mettere la mano sulla palla e farla scivolare fuori dal campo. Katakovic riesce a ricevere la palla sotto canestro, poi lo scarico su Romani e un altro fallo fischiato a Capitanelli. Su 2 per Romani. Palla a Pelliccione che va a sbagliare il tiro, forse voleva che l'arbitro fischiasse fallo. Ora c'è Lovatti con il possesso della palla, attacca il centro, poi lo scarico per Cernivani che si porta in punta. Cernivani per Lovatti. Lovatti si resta a tre punti, va al tiro, sbaglia, rimbalzo di Katakovic che vola per prendere la palla. Ancora Lovatti, ritenta il tiro da tre punti, altro tiro sbagliato. Errore difensivo da parte della Malloni, Porto Santi il Pido che lascia subito, lascia libero Pelliccione sotto canestro. E Pescara ne approfitta per prendere due punti, 31-39, viene fischiato il minuto di sospensione.
Finisce il minuto di sospensione. Possesso per la Malloni Porto Sant'Elpidio, che procede con lo schema in attacco. Brighi dentro, la passa a Katakovic, però c'è il fallo prima. Fallo del numero 14 di Donato. Due tiri liberi per Brighi. Cambio per Pescara, esce Di Donato, entra Battaglia. Raiola per Battaglia, poi si fa vedere Pepe che esce dai blocchi. Ottimo passaggio di Pepe per Raiola, che la dà dentro al numero 17, poi palla che esce ancora per Raiola da tre punti. Il fallo che viene fischiato al numero 3 Katakovic. Quarto fallo per il numero 3 della Malloni Porto Sant'Elpidio. Viene subito cambiato, entra Torres al suo posto. Pelliccione per Pepe. Da tre punti va a sbagliare questa volta il tiro, poi ancora possesso per Pescara. Raiola va in palleggio, riesce a passare in mezzo due difensori e poi il tiro del numero 3 che non va a buon fine. Riparte subito la Malloni Porto Sant'Elpidio con Cacace, che va in terzo tempo, ma c'è l'infrazione di passi. Cambio per Pescara, entra Bini, esce Pelliccione. Viene chiuso bene il numero 6 Battaglia. Cacace supera la metà campo, altra infrazione di passi. Riceve Capitanelli sotto canestro, poi si incarta con il pallone, va al tiro e va a realizzare. Cernivani per Torresi, Romani per Brighi che va in angolo, poi viene raddoppiato. Rischia di perdere il possesso della palla, Romani scarica per Cernivani, poi Cacace da tre punti, va al tiro, sbaglia, Torresi combatte al rimbalzo, poi Brighi sulla palla vagante, va al tiro, cade a terra, il fallo fischiato al numero 17 di Pescara. Due tiri liberi per
il numero 24 della Malone Porto Sant'Elpidio, Antonio Brighi. Anche il tiro extra Brighi, c'è Torresi che perde il possesso della palla, parte subito Pescara, passaggio dietro la schiena che non va, quello di Pepe per Battaglia, non si sono intesi molto bene i due compagni di squadra. Cambia intanto per Pescara, esce Capitanelli, entra Pelliccione. Brighi cerca di attaccare, poi sfugge la palla dalle mani ed esce. Raiola sfrutta il blocco di Pelliccione, poi va al tiro il numero 15 Bini, non riesce a realizzare. Palla Brighi, fallo di Raiola, due tiri liberi per Brighi, però prima c'è un cambio per la Mallone Porto Sant'Elpidio, entra Piccone, esce Cernivani. Segno il primo. Due su due per Antonio Brighi. Pepe per Raiola. Raiola pressato da Brighi, poi Cacace contro Pepe, arriva Pelliccione per supportare Pepe. Romani cade a terra sul contatto di Pepe e arriva il fallo in attacco fischiato dal direttore di gara. A 20 secondi alla fine del terzo quarto, terzo fallo per Pepe, viene cambiato, entra Grosso. Con la palla, palleggia sul posto, arriva Romani per bloccare la palla, c'è un cambio difensivo, ottimo attacco di Brighi che va fino in fondo, si prende il fallo a 3 secondi alla fine, due tiri liberi per lui. Per Brighi, Raiola riceve la rimessa, allo scadere va al tiro e sbaglia, finisce anche il terzo quarto tra la Mallone di Porto Sant'Elpidio e la pallacanestro Pescara, 36-41.
Ottica a prima vista, Porto Potenza Picena, via Regina Margherita 62. Esame della vista computerizzata gratuito. Laboratorio interno, montaggio occhiali, lenti oftalmiche di ultima generazione, montature ai bambini, applicazioni lenti a contatto. Ottica a prima vista, Porto Potenza Picena. Telefono 0733 88 11 14. Inizia il terzo quarto tra la Malloni Porto Sant'Elpidio e pallacanestro Pescara. C'è Brighi che tenta un tiro da lontanissimo, sbaglia, rimbalzo di Capitanelli. Poi c'è Grosso che supera la metà campo in velocità. Ancora Grosso che si rende pericoloso, arriva la stoppata di Brighi. Va il tiro, battaglia, sbaglia, rimbalzo di Di Donato là, da fuori per Raiola che va a mettere 3 punti per la sua squadra. Sbaglia il tiro da 3 punti Brighi, riparte Pescara. Cade a terra Brighi con le mani sul volto, poi Pescara continua a giocare, va il tiro Grosso da 3 punti, sbaglia il tiro, viene raddoppiato intanto Di Donato. E poi viene fischiato il fallo in attacco al numero 22, Cacace. Raiola per Capitanelli. Va a sbagliare il tiro, poi battaglia al rimbalzo. Va il tiro Raiola, sbaglia il tiro. Palla che va sulle mani del playmaker Piccone. Brighi cerca di attaccare il suo uomo. Piccone prende il consegnato da Romani. Passaggio schiacciato per Romani, poi scarico per Piccone da 3 punti, va a sbagliare il tiro, rimbalzo di Grosso e fallo fischiato a Cacace. Doppio cambio per la Malloni Porto Sant'Elpidio, entrano Cernivani e Lovatti, escono Piccone e Cacace. Thank you.
parte la Malloni e Porto Sant'Elpidio, si porta in attacco con Brighi, poi palla che va a Lovatti, chiama lo schema, Cernivani attraversa l'area, poi riceve i Brighi, Torrese si gira per Romani, la palla non riesce ad arrivare, recupera Battaglia, va in terzo tempo, sbaglia il tiro, poi il possesso viene dato a Pescara, cambio per Pescara, entra Pepe, esce Battaglia, si dà tre punti, va a realizzare, 39-44, ancora Pescara che sta gestendo la partita, cade Brighi a terra e poi viene fischiato il fallo al numero 24, Antonio Brighi. Di Donato per Pepe, ottimo gioco di Pescara in attacco, due tiri liberi per Di Donato. Cambio per la Malloni, entra Cacace, esce Brighi. Torresi spalla a canestro, viene chiuso da due giocatori di Pescara. Altro cambio per la Malloni. Esce il capitano Diego Torresi, entra il numero 3 Katakovic. Lovatti attacca il suo uomo, poi Pepe intercetta la palla ma non riesce a mantenerla in campo. Da tre punti Lovatti, poi parte subito Pepe in contropiede di Donato, palla che riviene consegnata a Pepe e poi infine va, si ferma tra le mani di Grosso. Fallo su Pepe, saranno due tiri liberi per lui.
Gira bene la palla la Malone, passante il piglio, poi c'è il tiro di Cernivani, fuori equilibrio. Prende il primo ferro, poi rimbalzo di Donato. La passa subito al capitano Raiola. Pepe va al tiro da tre punti e va a realizzare. Arriva il minuto di sospensione. 5 minuti ancora da giocare, 39-50. Porta Sant'Elpino in attacco, c'è Cacace che cerca di attaccare, si chiude la difesa del Pescara, poi il fallo fischiato in attacco a Cacace. Donato con la palla, ferma il palleggio, poi bravo Cernivani ad intercettare la palla, però non riesce a mantenerla in campo. Raiola riceve la rimessa, arriva il blocco di Capitanelli. Capitanelli si apre da tre punti, va al tiro, sbaglia. Romani, Cacace, fa il tiro Romani da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Donato. Di Donato per Grosso, riceve Pepe. Altro fallo fischiato a Cacace. Quinto fallo, è costretto a uscire dal campo ed andare in panchina. Entra Brighi al posto di Cacace. Fallo in attacco fischiato a Romani. Quinto fallo anche per lui, entra Torresi.
di Donato per Raiola, cerca di smaccarsi Pepe, poi palla dentro per Capitanelli che va al tiro, fallo di Torresi. Cernivani per Kadakovic, tenta il tiro da tre punti, sbaglia il tiro, rimbalzo di Pepe, la consegna subito al playmaker. Altra tripla di Simone Pepe. Persa dalla Malloni, Porto Santo, il Pido riparte Pescara, c'è Pepe che va al tiro, fallo e canestro, fallo tecnico anche fiscato a Brighi. Addirittura espulsione, espulso Brighi.
1 su 3 per Pepe. Possesso ancora per Pescara. Di Donato per Battaglia. Poi cerca di smarcarsi Pepe, non riesce a ricevere. Ancora Battaglia in palleggio, cerca di saltare il suo difensore, va al tiro e va a realizzare. Lovatti in palleggio, Torresi tenta da tre punti, primo ferro. Doppio cambio per Pescara, escono Capitanelli e Pepe, entrano Tagliamonte e Guerra. Piccone cerca di attaccare, passa e tiro, va a sbagliare, rimbalzo di Guerra. Di Donato va al tiro, da tre punti, va a realizzare. 1:10 da giocare ancora, 39-64. Cernivani non riesce a passare la palla. Cernivani ancora in palleggio per Katakovic. Tiro di Katakovic da tre punti, sbaglia il tiro. Rimbalzo ancora di Guerra, 40 secondi al termine della partita. Pescara in attacco. Di Donato tenta il tiro da tre punti, sbaglia. Per Katakovic, poi lo scarico su Piccone che va a realizzare da tre punti. 10 secondi al termine. Finisce la gara tra la Malone Porto Sant'Elpidio e la Pallacanestro Pescara, 42-64. Ci sono stati molti episodi in questa partita e si conclude per quest'anno. E ci rivedremo nel 2017, quindi ne approfitto per fare un augurio a tutti quelli che ci seguono. Lo staff della Twin Sebastiani ringrazia tutti coloro che si sono collegati e potranno seguirci sempre per altri eventi sportivi, sempre sul sito www.twinsebastiani.it. Grazie a tutti.